Guido, io vorrei che tu e Lapo ed io fossimo presi per incantamento e messi in un vasel ad ogni vento per mare andasse al voler vostro e mio, sicché fortuna o d'altro tempo rio non ci potesse dare impedimento, anzi, vivendo sempre in un talento di stare insieme crescesse il disio. Monna Vanna e Monna Lagia poi, con quella che è sul numero delle 30, con noi ponesse il buono incantatore e qui vi ragionar sempre d'amore. E ciascuna di loro fosse contenta, siccome credo che saremmo noi. Noi, i ragazzi dello Stil Novo. Il nucleo centrale del dolce Stil Novo è un gruppo di amici fiorentini, Guido Cavalcanti, Lapo Gianni, Dante, tanto amici che potrebbero andare in viaggio per mare insieme, con le loro donne, Vanna, Lagia e un'altra di cui sappiamo solo che, nella lista delle 60 donne più belle di Firenze, era collocata al 30° posto. Ma quali sono le caratteristiche dello Stil Novo? Una poesia stilnovista omogenea di fatto non esiste. Vogliono una poesia piana e facilmente comprensibile. Loro sostengono che solo un cuore nobile può provare amore. Per cuore nobile non intendono nobile di sangue, intendono una persona colta. E chi sono le persone colte che possono provare amore a Firenze? Loro stessi. Cioè in questo modo loro si propongono come aristocrazia intellettuale all'interno di una città che di intellettuale aveva poco. Comunque, Dante non è uno stilnovista come gli altri, è un po' l'ideologo del gruppo, è quello che ha portato più a fondo la riflessione sulla poesia dello Stil Novo. Anzi, l'espressione dolce Stil Novo l'ha inventata proprio lui. Solo molti anni dopo la possiamo leggere nel canto 24° del Purgatorio.